Ciao Fabiola, ciao Barbara. Oggi Ciao. cominciamo un'ipnosi regressiva telepatica. Barbara va in ipnosi per Fabiola, o meglio, adesso Fabiola ci spiegherà un attimo qual è il problema, qual è la situazione. Vai Fabiola. Allora, io voglio farla non per me questa volta, ma per mio figlio, che ha quasi 10 anni e da sempre ha problemi di intolleranze alimentari. Problemi di ansia, quindi è un bimbo molto ansioso e somatizza le sue ansie e le sue paure del buio, di dormire da solo, comunque le sue paure in generale col mal di pancia frequenti. Ha problemi di concentrazione, quindi anche legati allo studio, ha paura di dormire da solo. Sin da piccolo, infatti, ha avuto problemi nel dormire, non dormiva quasi mai e quando si addormentava si svegliava molto agitato la notte e vorrei quindi, non so, conoscere la causa dei suoi problemi, di questi problemi e poi lui anche le adenoidi e le tonsille ipertrofiche, cioè sono molto grandi. Finora abbiamo evitato in tutti i modi l'intervento con tante strade, abbiamo seguito tante strade, per ora l'abbiamo evitato, però ha comunque ancora un po' di problemi respiratori. Ecco, diciamo in linea generale vorrei vedere cosa c'è. Questo Questo no, eh? Dai. è tutto. Paura del buio, paura di dormire da solo, mal di Sì, pancia. mal di pancia, sì. Vabbè. E gli adenoidi e le tonsille ipertrofiche, c'è una causa esoterica su questo, va Se bene. c'è una causa, è chiaro. Allora, cominciamo Questo. subito, se non c'è altro, Barbara, mettiti pure comoda, cominciamo. Sì. Adesso comincio. Tu, Fabiola, disattiva il microfono se puoi, così evitiamo che qualche rumore di fondo possa arrivare, possa disturbare leggermente. Io comincio a contare da 10 a 1, Barbara, e tu senti, come al solito, il tuo corpo che comincia a rilassarsi lentamente. Dieci, senti che il tuo corpo comincia a rilassarsi sempre di più. Ad ogni tuo respiro. E senti che il tuo corpo comincia ad appesantirsi. Ad ogni mia parola. Lentamente. Senti che il tuo corpo si appesantisce dai piedi che sprofondano nel letto. Lentamente. Senti i tuoi piedi sempre. Otto.
questa pesantezza fino alle ginocchia. Carlo, io lo vedo. Già sei in ipnosi. Bene. Come lo vedi? Questo bambino davanti a me, Sì. in piedi in una stanza, diciamo, di fondo tutta buia. Vedo lui luminoso in primo piano e lo sfondo buio. Energeticamente come lo vedi? Luminoso, però ci sono degli accumuli di energia negativa. Il In quale zona del suo corpo? fianco sinistro, la spalla sinistra, lo stomaco. Fianco, spalla, stomaco. Sì. Sono tre energie diverse, sono tre Sì. campi diversi. Cominciamo dallo stomaco. Come la vedi? La paura. Vai a vedere il momento in cui è nata questa paura. Vai al momento. Mi ha fatto vedere, mi ha passato l'immagine di lo vedo nella sua stanza, nel suo letto, e vedo, mi dice proprio, parla con me e mi dice che ha paura perché ogni volta che è nel buio, c'è un uomo che riesco a vedere, uno spirito, è un uomo grande d'età, pelato, con tipo un saio, una camicia da notte lunga addosso, scura, e cammina con una lanterna nelle mani. Chiama quest'uomo, Sì, è qui vieni davanti a per me. davanti a te. Scusa. Come si chiama? Goffredo. Ok, Goffredo. Mi fai parlare direttamente con lui? Sì. Cambia. Goffredo, mi senti? Goffredo, cosa ci fai lì nella stanza del figlio della mia amica Fabiola? Faccio compagnia al bimbo. Perché? Perché lui ha paura del buio e io ho la lanterna per illuminare la stanza. Goffredo, sai che lui ha paura proprio di te che stai lì con la lanterna? La paura gliela produci tu. Lo sapevi? Sì. E allora? Perché sei lì a fargli paura? Ti Perché mi piace. piace cosa? Fargli paura. Cosa te ne fai di questa paura? Mi diverte. Da quanto tempo lo vai a trovare? Siamo amici da Da quando? tempo. Ma prima che lui nascesse, tu frequentavi la casa della mia amica? Lo Aspettavo che nascesse. aspettavi? Ah, ti sei trovato in quella casa proprio perché volevi aspettare che nascesse o già c'eri da tempo? Diciamo che andavo e venivo. Perché sei attratto dalla casa della mia amica? Cosa c'è in questa casa che ti attrae? Sono attratto dai bimbi. Sono Di quale età? fino agli 11-12 anni. Perché E perché? sono ingenui. Di quale età li preferisci? 5-6 anni. Sono E cosa fai loro? Li tocco. Perché? Mi piace.
Da quanto tempo sei morto? Troppo. Quant'è troppo? Però questa condizione mi permette di fare quello che voglio. Quindi non vuoi più rivivere in un corpo fisico? No. E da quanto tempo hai lasciato l'ultimo? Una sessantina d'anni. Adesso lasciami un attimo con Barbara. Barbara, adesso Sì. fatti passare le immagini della sua ultima vita. Le immagini più importanti che ci ricollegano a questo suo morbo per i bambini. Subisce violenza. Da padre. In questo momento lui quanti anni ha? 6 anni. Per quanto Vive tempo? in un... Come? Scusa. No, dicevo che lo vedevo in casa con una casa, insomma, abbastanza umile, col padre. Il padre lo abusa, ne abusa sessualmente? Sì. Fino a che età? Fino abbastanza grandicello, 14 anni, finché lui si uccide. Vai al giorno del suo suicidio. Quanti anni ha? 14. E Si mette una corda alla gola. vai a qualche minuto prima del suo suicidio. Chiedigli mentalmente perché vuole finire con la sua vita. Perché non riesce a ribellarsi a questa situazione e non vuole che continui più. Ha molti sensi di colpa. Crede di essere il problema, non di subirlo. Che dici se non ha pensato di andare semplicemente via di casa invece di uccidersi? Ha troppa paura. Lo andrebbe a riprendere. La morte gli fa meno paura? Va Sì. bene. Vai avanti, vediamo cosa succede. Scusami, Dimmi. Barbara, scusami. In quale città si trova? O paese? Praga. In che anno? Siamo intorno a 1740. 1740. Sì. Sì, le percezioni del tempo possono essere diverse, per questo ci sono queste, lo verifico sempre. Va bene, vai avanti, vediamo cosa succede. Il momento della morte? Sì, vabbè, magari risparmiati i dettagli, ma giusto per capire cosa succede, per Ok, capire tutto. sì, si mette una corda al collo e fuori all'esterno c'è una sorta di boschetto, quindi entra nel boschetto in modo da non essere visto, si arrampica sull'albero e lega la corda bene, con agilità. Riscende e c'è, ha portato con sé tipo una sedia. Ci salta su, mette la corda al collo e senza neanche esitare, anzi con fretta, mette la corda al collo e si tira giù. Subito, così. Esce dalla bocca. Seguilo. Una volta uscito, cosa succede? Che vaga attorno a sé, va dal padre, lo cerca e lo picchia, lo scuote, lo agita, è arrabbiatissimo. È in casa in questo momento e si aprono due canali, uno a destra e uno a sinistra, uno a destra bianco e uno a sinistra grigio. Gli fanno visita, ne escono fuori delle anime dei rispettivi colori, diciamo, buone e cattive. E lui si trova nel mezzo. Però è talmente arrabbiato che manca
manda via le anime buone perché sono lì per sedarlo e per accoglierlo, nonostante ci siano tra loro delle persone che lui conosce, che ha conosciuto. E va via con quelle nere, entra nel tunnel e scompare. Seguilo, seguilo nel tunnel. Se poi ti dà fastidio stare lì troppo, me lo dici. È un tunnel breve, non è molto lungo, è completamente scuro, poco illuminato. Queste anime che sono nere ancora più del buio, gli fanno strada e una davanti e due lo portano per le braccia, insomma, l'accompagnano. E arrivano in un posto buio, tesorato proprio, Ural. Una. Qualcosa di simile, sì. Appena Cosa fanno lì con lui? arrivano lì ci sono tante anime in quel posto, insomma, in questo posto, che gli si avvicinano incuriosite, diciamo. Alcune camminano come zombie, altre sembrano normali, alcune più luminose, altre completamente nere. Luminose non chiare, cioè si distinguono rispetto alle altre. Ma sono sempre scure. Qualcuno lavora, qualcuno vegeta. Perché Perché l'hanno portata in questo posto? Cosa deve fare lì? questa è la loro base, è il punto loro di arrivo. Da lì lui dovrà stare un po' di tempo lì per capire, insomma, se vuole vagare, se vuole tornare. Vediamo. Gli insegnano. Ci insegniamo. Gli insegnano proprio come fare per spostarsi, posti, come andare da una dimensione all'altra, come tornare sulla Terra, Questo solo come spirito. è interessante. Facciamo un attimo una pausa e con calma vediamo certi dettagli. Chi è il suo, o chi sono i suoi insegnanti? Queste anime che sono andate a raccoglierlo, Quanti sono? sono tre. Sono spiriti ex umani? Sì, ma sono morti da decenni proprio, cioè sono proprio vecchi, diciamo, di lì. Quindi diciamo vanno il dominio un po' della situazione. Sì. Insegnano Cosa gli insegnano? che il bambino è appetibile perché è un'anima molto giovane, quindi essendo puro, e donandosi alle tenebre piuttosto che alla luce può avere poteri maggiori perché ha meno, come dire, meno impedimenti No, perché lui è caratteri. bambino, perché è morto bambino. Sì. Sì, Quindi lui ha come dei vantaggi in questo caso, dei poteri in più. Quali sarebbero questi poteri in più? ha più energia da poter diffondere, più forte, ha capacità maggiori per poter avvicinarsi alle persone e persuaderle. Tra i tre, chi è quello che si occupa più di lui? Quello che gli faceva strada. Come si chiama? Imox, mi fai parlare direttamente con lui. Sì. Imox? Mi dice di no, Calo. Non vuole parlare? No. Non vuole parlare con Mi me? dice che non può avvicinarsi a me, non può entrare in me. Chiaro. Perché? Non ce la fa. Si brucia. Sì, non riesce a starmi vicino neanche tanto. Parliamo, scambiamoci qualche informazione telepaticamente. Cosa sta insegnando a Goffredo? Come cambiare dimensione, come spostarsi all'interno di questa, come toccare gli oggetti, spostare gli oggetti, come comparire e scomparire, come sfruttare i canali, come inserirsi all'interno di questi.
Bene, ci puoi insegnare a noi come se stesse insegnando a Goffredo? Partiamo dal primo punto, come cambiare dimensione. Per loro è più semplice perché hanno già abbandonato il corpo. Quindi cambiare dimensione significa basta volerlo. Tutto quello che deve fare è una questione di concentrazione e di volontà. Secondo Poi, secondo punto. Sfruttare i canali, mi dice, è un po' più complesso inserirsi in questi. Per esempio, sì. Perché bisogna cambiare questa situazione da soggetto a soggetto. Bisogna prima studiarlo, capire se c'è qualcosa da sfruttare nella persona che c'è davanti a sé, e aspettare il momento buono per potercisi inserire. Il momento buono è determinato dalla persona che è oggetto di studio. Basta che generi frequenze negative, che sia arrabbiato, che chieda aiuto, basta creargli una situazione sfavorevole nell'ambiente, che gli generi malessere e insoddisfazione, come dire, Sì. depressione, in maniera tale da trovare il canale aperto, perché in qualche maniera la persona vuole trovare una via d'uscita. E quindi inserircisi all'interno, non presentandosi in maniera negativa, ma prima come positiva. Esatto, questo è importantissimo. Perché quando ci si arrabbia, o quando si ha paura, o quando si è preoccupati, si stanno generando delle frequenze di tipo negativo. Per cui si apre già, si crea già un canale con queste frequenze, quindi con questi esseri. Se poi ci aggiungiamo anche una richiesta di aiuto può essere anche quando noi, per abitudine o per istinto, senza neanche accorgercene, diciamo per esempio, cosa darei per questo? Aspetta, ecco sono richieste di aiuto, sono cessioni di potere, dichiarazioni di volontà. Bisogna stare molto attenti quando a una persona le si augura del male o le si minaccia di chissà cosa o chissà cosa si dichiara di fare o di avere o di dare per chissà quale obiettivo. Importantissimo. Bene, scusami, continuo. Sfruttare i canali. Poi. Sì, toccare gli oggetti. Come toccarli? Mi fa vedere, mi dimostra come. Ha una scatola sospesa in questo momento lui. Ci mette le mani ai due lati e chiude gli occhi, quindi si concentra. E dalle mani esce un'energia scura in questo caso. Non la tocca la scatola, crea come un vassoio, un contenitore con questa energia nel quale solleva, mette, cioè nel quale racchiude l'oggetto e lo sposta. Normalmente usano molto gli spiriti spostare gli oggetti fisici. Lo fanno spesso. Sì, capita. Sì, Immagino che sia però un consumo di energia notevole, decisamente sì. no? E quando quindi scelgono di farlo? Dipende. Loro personalmente spesso lo utilizzano per mettere paura. Quando occorrono questi spostamenti, l'essere umano vivo in corpo normalmente li vede o scelgono un momento in cui questo non viene visto. Dipende, è possibile anche che li vedano e questi spostamenti, quando però loro li vedono, avvengono velocissimamente, come quando ti sembra di vedere le cose sotto gli occhi muoversi. Quando accade davanti agli occhi umani, accade sempre in un momento nel quale non c'è la, come posso dire,
non accade proprio davanti agli occhi, accade quando sei girato, quando ti sembra di vedere qualcosa con la coda dell'occhio, come dire. Cos'altro vi insegna? Come cambiare dimensione? Scusami, cos'altro vi insegna? Cosa? Cos'altro vi insegna? Allora, come cambiare dimensione, come spostare gli oggetti, come sfruttare i canali. Perché insegna Goffredo? Perché lui non lo sa. No, Ma lo fa semplicemente perché per amicizia, per un senso. perché chiaramente vuole che lui diventi uno dei suoi prediletti addirittura. Quindi IMOX, diciamo, è un capo con delle persone alle sue dipendenze? Sì, infatti mi dice che solitamente non va lui a raccogliere le anime che muoiono dalla terra, diciamo. IMOX ha intenzione di reincarnarsi? Però No, no. se volesse potrebbe farlo? Sì, potrebbe farlo, ma non Se volesse lascerebbe reincarnarsi? troppe incombenze. Però se volesse reincarnarsi, come dovrebbe fare? Cosa farebbe? A chi si rivolgerebbe? Lui non deve rivolgersi a nessuno, c'è lì come per l'altra dimensione, che mi fa vedere quella luminosa, diciamo, un canale, un tunnel, entro il quale entrare per potersi reincarnare. Lui ha la possibilità di reincarnarsi dove e come vuole, però non è a vantaggio, perché da umano perde Potere. consapevolezza e perde molte agevolazioni, molti poteri. Sì, Quindi vuole rimanere in questa condizione per sempre. mi dice la carcassa, come riferendosi al corpo, parla del corpo come una carcassa. E lui come è morto nell'ultima vita terrena? L'hanno affogato. Lui vede anche oltre gli spiriti ex umani, o umani se vogliamo dire, conosce anche altri tipi di esseri diversi da lui. Sì. Esempio quali? Dice che loro da lì possono guardare in tutte le dimensioni. Non è detto che si frequentino, ma lui può vagare. In quale dimensione ha vagato? Mi dice che esiste una dimensione terrena, una non, che è quella in cui sono loro, e che queste due hanno un punto di congiunzione. In quella terrena ci siamo noi e ci sono anche loro, compresi gli alieni, mi dice, tutti. Conosce gli alieni quindi? Di Sì. quale tipo? O razza? Lui conosce tutte le razze. Con qualcuno ci parla e collabora, con qualcuno no. Con chi collabora? Con quelli che hanno scelto la sua stessa strada. E con quali esattamente, che forma hanno, quali sono? Umanoidi. Solo umanoidi? No, mi dice con tutti, però principalmente con quelli. Perché Perché ha stretto collaborazioni? Con quale obiettivo? Con quale fine? loro sono una branca che è sempre alla ricerca e allo studio di un punto di congiunzione tra tutti i mondi. Quindi per lui potrebbe essere un canale per poter, come dire, ampliarsi.
quali alieni si occupano di ricevere le anime degli esseri umani appena morti? Se ce ne sono. Me ne fa vedere uno simile ad un rettile, vedo la pelle squamosa. Sotto Riceve gli esseri umani appena morti? Quale altra forma. Forma forma? E umana. E perché li riceve? perché? Li riceve? Li riceve perché poi li porta con sé. E li utilizza, mi dice. Però questo essere umano potrebbe riceverlo anche lui se volesse. Sì. Quindi, diciamo, è come se si dividessero I compiti. compiti, no? In un certo senso, in Sì. collaborazione. Sì. Come se ognuno di noi, mi dice, avesse delle affinità. Delle cose a cui ho portato, dei canali più aperti, meno aperti, aperti più per predisposizioni, come devo dire, rispetto alla predisposizione della persona che sta arrivando o che comunque sta lasciando il corpo, loro si presentano sul posto e cercano di attrarle a sé. Bene. Mi Per esempio, dice facendo proposte, non lo so, cogliendo l'attimo e cercando di tirarle a sé. Poi a secondo della frequenza e dell'attitudine dell'anima che è morta viene assoggettata o divisa per settori, cioè resta con lui come Goffredo o va con gli alieni o la si lascia vagare o le si dà il compito di tornare per una determinata operazione. normalmente, questi alieni che si presentano con forma umana riescono a prendere forme di persone che le persone appena morte hanno conosciuto. Assolutamente sì. Come possono prendere questa forma? Da dove prendono la forma? Da dove prendono questa informazione di forma? Mi dice che l'energia può trasformare tutto. Sì, però l'informazione per arrivare alla forma esatta come la prendono? Dall'anima o dalla persona che è ancora viva? Vanno in contatto con la persona a cui vogliono somigliare e sfruttando sempre i loro canali arrivano al DNA. Esattamente. Quindi quello che io voglio capire è se una persona non attiva una connessione con questi alieni, che sia viva o che sia morta, gli alieni possono prendere la sua forma? Se il DNA non è attivo e il canale è chiuso, no. Ok, questo lo sapevo. Questa è di estrema importanza, questa informazione. Di estrema importanza. Ok, torniamo ai Mox. Torniamo a Sì. Goffredo. Una volta Goffredo aver imparato i trucchi per poter vivere la sua. Calo c'è, però aspetta, c'è qualcuno qua. L'alieno è rimasto qua. Quello L'alieno di chi? C'è l'alieno di cui abbiamo parlato? che mi ha fatto vedere, sì. È C'è, mamma mia. Che forma ha? Che tipo di alieno è? alla pelle un rettile. Senti, siccome ci siamo un po' stufati che ogni volta ti devono venire a disturbare, adesso tu lo prendi per le mani, alzi la tua frequenza finché non scappa perché brucia, dai. E i prossimi che arrivano bruceranno sempre di più. Sì, via. Basta. Ora devono capire che appena arrivano, tu li tocchi e alzi la frequenza che per loro è insopportabile. Stop, non c'è altro da fare. Continuiamo. Passiamo a Goffredo. Una volta aver imparato i principi della vita da spirito dell'oscurità, chiamiamolo così, tanto per dargli un nome, cosa fa? Dove va? Cosa si prefissa? Allora, in realtà resta in questo posto per un bel po'. C'è da lì la possibilità di
guardare la Terra, cioè è un canale aperto su tutte le dimensioni, diciamo, ed ha la possibilità di guardare anche sulla Terra. E loro gli insegnano, insomma, a vedere, gli fanno sempre scuola. Prendono degli oggetti, dei soggetti come esempio e quindi gli insegnano a riconoscere i canali, le aperture, le chiusure e quant'altro. Vedo che gli fanno scuola. Ok, adesso passiamo a Goffredo. Passiamo a Goffredo quando scegli il figlio di Fabiola. Perché lo scegli? Lo sceglie perché è un bambino molto sensibile. Quindi ha molti canali aperti, perché più si è sensibili, più si è aperti alla conoscenza e più per loro è semplice vedere, mi dice come il terzo occhio, mi fa vedere quello che c'è sulla fronte, come se ci fosse un altro, che poi in realtà è un occhio, ma si apre come un canale, come un flusso di luce. Durante le sue interferenze con il figlio di Fabio, esattamente cosa ha fatto lui? Dicevi, lo toccava. Il bambino si sentiva toccare? Sì, il bambino lo vede e si sente toccare ed è per questo motivo che è terrorizzato. Collegati un momento con il figlio di Fabio. Sei? Sì. Ciao, ma tu hai mai detto alla mamma che ti sentivi toccare? Perché? E hai detto mai alla mamma che vedi questo signore? Perché non gliel'hai detto? Ma non ti sto rimproverando, solo voglio capire perché, perché la mamma ti può aiutare. E come fa? Lui mi dice che le fa del male se glielo dico. Lui mente. Lui non può fare niente. Non lo vedi che è senza corpo? Io non lo riesco a toccare. È senza corpo, non può fare niente. Non devi avere paura di lui. Niente, volevo solo sapere questo. Lasciami con Barbara. Barbara? Chiedi a Goffredo quali problemi, quali fastidi, quali disturbi ha provocato al figlio di Fabiola con la sua interferenza. Mi dice che la paura paralizza, quindi è capace di diffondersi e di insinuarsi in un corpo e di creare malessere diffuso. Si insinua ovunque. E nel caso del figlio di Fabiola, cosa ha procurato? Dolori al petto, dolori alla pancia, capogiri. Ansia, mancanza di sonno, mente annebbiata, è Paura investito di paura, mi dice. del buio? Sì, Paura di stare da solo? chiaramente. Non ha paura del buio, ha paura di lui. Paura di dormire solo? Sì. Questo gli provoca problemi a scuola? Vuole dormire con la mamma perché l'energia di Fabiola respinge quest'anima. Vabbè, d'accordo. Passami un attimo col figlio di Fabiola, un secondo. Ciao. Ciao. Dimmi soltanto una cosa e poi ti lascio in pace, eh? E poi ci penso io a questo signore. Dimmi solo se tu vuoi che lui stia ancora con te. No. No, benissimo, adesso ci penso io. Stai tranquillo. Ciao. Barbara. Adesso di Goffredo che deve assolutamente staccarsi definitivamente, non interferire più con il figlio di Fabiola perché lui non vuole. Mi dice che ha anche dei tipo degli scatti d'ira, dei cambi di umore repentini, scusami, mi ha detto questa cosa. Fatto bene a me. Quindi lui deve andare via. Quando
Quindi adesso gli dici di aprire un portale dimensionale e di sparire completamente. Mi dice che non ci pensa proprio. Vabbè, questo lo dice lui. Fallo stare lì. Adesso parliamo col bambino. Dì al bambino, anzi, a proposito, prima di fare questa operazione, dimmi cos'è quell'energia sul fianco sinistro e quell'altra sulla spalla sinistra, nel bambino. Rabbia nel fianco. Senso di colpa nella spalla. Stomaco paura, no? Sì. Vedi qualcos'altro? No. Benissimo. Allora, dici al bambino che prenda queste energie una a una e le butta via, perché queste energie, questa rabbia, questo senso di colpa e questa paura sono quelle che sono, le frequenze con cui si sintonizza questo goffredo. Una volta eliminate queste Infatti, scusami, lo prende per i polsi, prende per i polsi il bimbo e gli impedisce di togliere l'energia negativa, anzi gliela passa. No, digli di distaccarsi dal bambino. Si è staccato? No. Prendilo tu per i polsi. Lo prendi per i polsi e gli passi tu invece le tue frequenze. Vediamo cosa succede. No, subito se ne va Ah, se immediatamente. ne va. Adesso lo tieni tu per i polsi, lui non se ne va da nessuna parte, adesso rimane. Se doveva andare prima quando gliel'abbiamo chiesto con le buone, adesso rimane e tu lo tieni per i polsi. E deve stare lì buono, quasi se ne va. Bisogna parlare il suo stesso linguaggio, altrimenti non capisce. Adesso dia al bambino. Tanto fagli vedere come lui non può niente con un sistema di frequenze diverse. Anzi, fagli vedere come questo essere vuole addirittura scappare da te, neanche ci riesce. Bene, adesso se anche lui vuole ottenere questa condizione deve lavorare sulle frequenze. Può modificare o eliminare quelle che già, che poi è la stessa cosa. Digli al bambino di prendere tanto la rabbia sul fianco sinistro e di buttarla via finché non sparisce, con le sue manine energetiche. Lo fa con molta foga, lo sta già facendo. Bene, quando l'ha buttata via, quando non la vedi più, me lo dici. Tolta. Impara subito. Sì, è proprio tenace, forte, bello. Prende adesso di fare la stessa cosa con l'energia sulla spalla, il senso di colpa. Fuori anche questo. Sì. L'ha fatto? Sì. Bravissimo. Bene, e adesso, per fine, per ultimo, la paura nello stomaco. Qua un po' più di problemini. Però lo sta facendo. La sta raggruppando. E la tira via. Benissimo. Si sente meglio. Bene. Adesso dimmi a quanto sta vibrando il bambino. 40. A cosa corrisponde il corpo emozionale questo 40? Bene. Si sente contento. E tu quanto vibri, Barbara? 50. Bene. Dì al bambino di aumentare un po' la sua frequenza. Lo può fare, basta solo volerlo. Sì, lo fa. Lo vedo proprio fare le piroette, lo vedo Quanto vibra adesso? incantante. A quanto sta vibrando adesso? Come 50. te. Bene, adesso dì al bambino di giocare un po' con Goffredo. Adesso passaglielo. Gli passi i polsi di Goffredo e glieli passa a lui. Vediamo cosa succede. Gli passa la frequenza o lo prende soltanto? Intanto che lo prenda. Cosa succede? Che lo tira giù e lo fa sedere a terra, perché è più alto, lo tira giù per i polsi.
Cosa dice Goffredo? guarda minaccioso, ma lui non... Sì. Ormai. Dì al bambino adesso di aumentare la frequenza, dire a Goffredo di non tornare mai più da lui, perché lui non vuole. Lui ha capito qual era il trucchetto, adesso lo sa, quindi non ha più effetto su di lui. E se non se ne va di sua spontanea volontà, il bambino gli passi la frequenza finché non è costretto lui ad andare via perché non resiste a stare lì. Mi dice il bimbo che vuole farlo lui, vuole Faglielo fare. passargli lui la frequenza. E faglielo fare. Sta inondando. Si tira fuori, Goffredo si tira via, ma lui lo tiene per i polsi. Si brucia. Ti libero di non fargli proprio del male. Ok, lo lascia. Che è a terra. A meno che Goffredo non decida di cambiare di frequenza, e allora assuma questa frequenza, ma se non vuole, non Mi l'assuma. guarda male, mi dice assolutamente no. Assolutamente sente l'incompatibilità. Cosa succede? E che sta Goffredo strisciando lontano dal bimbo. Deve sparire per sempre, definitivamente. Si è aperto un portale. E immediatamente. Calo, vedo altri bambini dietro di lui. Dietro Goffredo? Quanti sono? 7. Di al figlio di Fabiola se vuole aiutare i suoi amichetti. Beh, digli pure accompagnano dentro questo portale e niente. Di ai bambini, di loro dipendersi tutti quanti per bene. Hanno fatto un giro tondo, va bene. Cosa succede? Goffredo sta schizzando proprio via in questo momento e nel cerchio del girotondo dei bimbi c'è un fascio di luce enorme. Bene, quando i bambini vanno via contenti, finalmente, Si stanno abbracciando. quando ho finito poi di salutarsi, tu e il bimbo di Fabiola tornate indietro, ognuno per la sua strada. Ok. Bene, sei tornata? Sì. Come si sente adesso il bambino? Elettrizzato. Contento, come dire, euforico. E adesso di al bambino di andare nella sua stanza a dormire da solo senza accendere la luce. Per esempio, dimmi cosa succede. Mi dice adesso tanto so cosa fare. Adesso andiamo alla causa esoterica, se c'è, delle sue adenoidi e tonsille ipertrofiche. Sono segnali che lui ha lasciato trapelare tramite il suo corpo, anche quello delle intolleranze, bloccato dalla paura. Erano dei segnali non parlando. Ha trasformato questa energia e l'ha somatizzata in alcuni malesseri. Bene, quindi anche questo si può dire eliminato? Sì. Fabiola, dimmi altro perché qua abbiamo già esaurito tutto velocemente. Cioè, meglio così vuol dire, c'è stata una risposta molto positiva e veloce. Sì. Niente, mi sembra che abbiamo visto tutto, quindi io addirittura pensavo fosse qualche trauma subito magari alla nascita o legato a me, invece vedo che era legato. Interferenti. Facciamo un attimo un controllo veloce alla casa, eccetera, e poi chiudiamo. Bene, Barbara, vedi se ci sono altre interferenze nella casa di Fabiola. No, no. Approfittiamo di 10 minuti per andare a investigare un po' se vuoi, Barbara. Sì? Sì, dimmi. Segui Goffredo, dove è andato?
è ritornato in quel posto. Il posto dove c'era il suo maestro Ivox? Oral. Come? Ah, nell'orale. E davanti a Ivox? No, è entrato. Digli di andare davanti a Ivox. Sì. Bene, adesso di a Goffredo che Ivox, che è il suo maestro, gli deve spiegare cosa è successo con il bambino. Con i bambini. Non ho capito, scusami. Chiedi a Goffredo di farsi spiegare da Imox, il suo maestro, cos'è appena successo con il bambino, o meglio con i bambini, quelli del giocatore. Perché non è riuscito più a interferire, perché è dovuto andare via, perché ha sentito. Perché c'è stato un cambio di volontà e un aumento di frequenza. Quindi lui non ha trovato più appiglio. Imox aveva insegnato questo a Goffredo. Sì. Goffredo lo sapeva? Sì, lo sapeva. Per questo teneva ai bimbi nella paura. Nel caso fosse successo così come poi alla fine è successo, loro hanno un piano B. No, perché i bambini o comunque le anime conservano la memoria di determinati meccanismi e soprattutto se sono bambini sono più tenaci, hanno la volontà più ferrea. Quindi hanno perso definitivamente le loro vittime, per così dire. Sicuramente, in questo caso, essendo bambini, sì. Per gli adulti è differente. Chiediamo a Imox altre informazioni sul suo mondo. Lui quanti spiriti ha alle sue dipendenze? Un'infinità, mi dice. Come li ha reclutati? In quanto tempo? Terrestre. Allora, quelli che vogliono vanno in questo Ural. Ce ne sono alcuni che lui recluta per determinati compiti, ma spesso ci vanno di loro volontà. In questo ambiente, in questo orario, lui è in competizione con altri del suo stesso rango. No. Ci sono guerre in questo orario, battaglie, Tra conflitti. le anime, sì, perché E tra sono loro tutti capi? anche sì. Sì, Lui è stato in guerra con qualcuno. lui è intoccabile, perché è il capo. Che ci spieghi com'è strutturata la sua organizzazione, la sua gerarchia. Quanti livelli di gerarchia ci sono, come sono divisi i suoi collaboratori, in quali sistemi, in quali ranghi di potere, ruoli, compiti. Allora, lui è il supremo, poi c'è un'altra piccola schiera, due suoi sottoposti che camminano sempre accanto a lui. Mi dice che camminano sempre in gruppo perché l'energia deve accrescersi. Quando si agisce in singoli si disperde in parte. Come a dire, l'unione fa la forza, va? Sotto i suoi queste due persone ce n'è un'altra schiera molto più elevata, che è quella che va ad accogliere le anime o comunque a testarle, ad attrarle al loro mondo nel momento in cui lasciano la terra. In questo momento quante anime che stanno lasciando la Terra sono, stanno essendo accolte da loro, dalla sua organizzazione? Mi dice, sono cifre astronomiche. Molti vengono anche solo per un breve periodo e poi di loro spontanea volontà si ravvedono. Quindi basta cosa? E dove vanno? Per esempio. Riescono ad uscire da questa cappa, a divincolarsi proprio. Perché si ravvedono, quindi sviluppano sentimenti positivi. Quindi si apre per loro un canale di luce che li attira a sé, Un canale di nel luce. quale loro decidono. Perché la luce riesce a penetrare in questo Ural, sì.
riesce a penetrare, soltanto che coloro che ci sono all'interno sono spaventati e magari oppure sanno di non volerci andare e si allontanano. Di tanto in tanto però ci sono delle anime che ravvedendosi o comunque passando diverso tempo lì e sentendosi, iniziandosi a sentire insoddisfatte di questa situazione, cioè hanno la volontà di migliorare, di cambiarsi, riescono ad avvicinarsi alla luce e quindi vanno via. E dove vanno? Vanno tutti nello stesso posto? Sì, il luogo di accoglienza è un ospedale. A cosa serve questo ospedale? A cercare di lenire i loro mali perché loro fisicamente non stanno bene nell'Ural, non vengono curati, come dire. Invece lì vengono accolti. Come? Hai gestito questo ospedale? Da chi è gestito questo ospedale? Cioè, vedo una persona, vedo un'anima, un uomo preposto a Sono questa sempre ex spiriti umani o exumani? umani, ex umani, ma da tantissimo tempo, cioè non si reincarneranno. Volendo potrebbero, ma non lo faranno più, non torneranno più sulla terra. Andiamo a parlare con il direttore, per così chiamarlo, di questo ospedale, di uno di questi ospedali. Sì, è qui davanti a me. Come lo vedi fisicamente, bueno, morfologicamente? Lo vedo simile a noi e lo vedo luminosissimo. Lui conosce anche altre razze diverse da quelle umane. Sì. Per esempio, quali razze? Mi dice che loro di lì sanno tutto, conosce anche gli alieni, mi dice, se è quello che vuoi sapere. Degli alieni? E ce ne sono alcuni che collaborano anche con lui. E quali sarebbero? Quali razze? Tutte le razze, soprattutto gli umanoidi. Ma quando si parla di umanoidi, esattamente di chi si sta parlando? Di una sorta di ibrido tra gli extraterrestri e gli umani. Per quale tipo di extraterrestri? Quello simile ad uno scimpanzé, mi dice, la forma più vicina a quella umana. Quale razza conosce lui? Mi dice che non siamo tantissimi. Conosce gli umani, conosce gli spiriti, conosce gli alieni. Dice conosco tutto. Degli alieni chi conosce? Quale razza? Tutte e cinque le razze, mi dice. Quali sono le cinque razze? Mi puoi indicare? Sì, me li fa vedere in realtà. Sì, dimmi la morfologia, più o meno capisco quale razza. Allora, i più grandi sono in ordine anche di grandezza e di altezza. Quelli più grandi sono quelli simili a noi. Quindi gli umanoidi. Poi vedo questa razza con la pelle squamosa, quindi rettili. Poi vedo quelli pelosi, poi vedo quelli con i piedi palmati e poi vedo gli insetti. Quelli che volano, insomma. Per grandi linee. Questi sono gli alieni che interagiscono, interferiscono con l'essere umano, è così? Sì. Quando si parla di umanoidi, vedi anche persone molto simili all'essere umano, per esempio di carnagione bianca, con gli elementi del volto umano. Allora, li vedo come comunque con carcasse, quindi come alieni, però nel momento in cui mi hai fatto la domanda. Vedo che si possono trasformare, cioè sì, possono fare l'uno e l'altro, possono apparire come l'uno e come l'altro. Quando mi appare come l'altro, mi appare come forma umana. Quando appaiono con forma umana, normalmente quale forma prediligono? Quale tipo di essere umano come razza fisica prediligono?
bianco sulla mezza età, anziano perché dà un senso di saggezza, esprime saggezza. Però mezz'età, anziano, che significa? Che età più o meno? No, una sessantina d'anni più o meno. Sì, barba lunga, capelli lunghi. Ok. Come l'uomo originario, mi dice, come la figura dell'uomo originario. E poi la seconda figura, diciamo, umana che prediligono? Una donna, giovane, Una donna di che età? E perché? in età feconda, mi dice, Perché? perché esprime il senso di maternità, quindi di accoglimento, perché tutti veniamo da una mamma. Bambino. Terzo tipo scelto? Bambino. Quarto? Non c'è. Bambino, donna, femminilità seconda e uomo anziano. Nessun altro tipo? Non vedi nessun altro tipo di uomo? No, non ne vedo altri. Vabbè. Mi dice. Me li fa vedere come oggetto della religione cristiana, cioè San Giuseppe, la Madonna e il bambino. Ah, già, è vero. È vero. D'accordo. Ultime domande per questo. Come si chiama questo signore direttore d'ospedale? Perché si chiama? È un nome strano quello che mi arriva. Cilicio. Sì. Cilicio, quando un essere umano muore, quale canale sceglie, se così possiamo dire, e perché, rispetto a tutte queste razze che in qualche maniera interferiscono con l'essere umano, quindi suppongo che anche nel processo di trapasso interferisca. Prima abbiamo visto che alcuni vanno direttamente a organizzazioni create da ex esseri umani, quindi per così dire da spiriti, esseri umani non più, che appartengono sempre alla razza umana ma sono senza corpo fisico. Poi abbiamo anche esseri alieni, quindi esseri con altri corpi, con o senza corpi, ma comunque con altri corpi. In questo caso, come vengono divisi, se così possiamo dire, queste persone trapassate, ormai trapassate, attraverso le varie interferenze delle varie razze di esseri? Mi dice che nel momento in cui una persona lascia il corpo, terreno, lo lascia con dei canali e con una frequenza, che è un po' la somma che sicuramente è tendente al positivo e non al negativo per la maggioranza, perché chi sa che sta morendo e che sta lasciando il corpo, in genere in una sensazione di pentimento, di buonismo. Quindi è sicuramente più accentuata la frequenza positiva rispetto a quella negativa, la frequenza alta. Quindi è molto più semplice che rispetto alla decisione che si propone sempre tra il bianco e il nero, mi dice, il nero per antonomasia spaventa, se non ce l'hai dentro, o quantomeno se non è accentuato dentro, non tendi ad andarci. Adesso la maggior parte delle anime vanno verso la luce, che si decanta tanto anche nella vita umana. Quindi tendenzialmente qualcosa di luminoso e positivo e quindi vanno lì. Ci sono poi delle anime in bilico che si lasciano convincere da questi umanoidi o dalle figure nere perché loro o si presentano come gli umanoidi sotto altre forme e quindi riescono ad accattivarli, ad avvicinarli a sé, oppure si presentano come figure nere facendo però un'operazione, mi dice, mentale su loro, cioè cercando di elevare in quel momento proprio delle sensazioni negative di riscatto, di rivalsa
magari legate però sempre alla vita che ha condotto quell'anima, quello spirito. E quindi rispetto alle caratteristiche, diciamo, della persona, questa rispetto alla sua volontà compie la scelta. Non c'è nessuno che viene portato di forza o costretto. Che percentuale di persone trapassate arriva a lui? 70%. Il restante 30% dove va? Si disperde negli altri due canali. Un Un canale qual è? canale è quello della sperimentazione, quindi va con gli umanoidi, l'altro va nell'oral. Quando parli di umanoidi, parli degli alieni in senso Sì, letterale? sì. Quindi anche con le altre razze, intendi Sì. dire? E quindi possiamo dire che quanta percentuale va verso gli esseri extraterrestri non umani? Un 3% Un 3%? di questo 30, sì. Sì. Un 3% del 30%. E una volta arrivati lì, cosa succede a questi ex esseri umani? Vengono accolti, viene fatta anche lì una sorta di rigenerazione, però non è spirituale, come devo dire, molto più materiale. A livello fisico, se aveva una malattia o viene ripulito, come dire, che si è trascinato con sé, viene ripulito, viene fatto diventare neutro, asettico, viene ripulito dal male fisico e dal male morale, viene messo in una condizione di calma, come dire. Ok. Poi cosa succede loro? Che vengono messi a riposo sotto delle campane di vetro per molto tempo, come se queste campane gli permettessero di dimenticare, di allontanarsi, quantomeno di annullare la sensazione fisica, le sensazioni proprio, come se uscissero neutri, non so come spiegarmi. E poi di lì vengono studiati. Poi vengono mandati sulla Terra, alcuni, o tutti. Vengono studiati e vengono vestiti, mi dice. Accade, mi dice questo umanoide, che vengono rimandati sulla Terra, ma deve passare molto tempo. Torniamo da Cecilio. Devono. Torniamo da. Cecilio. Sì. Cilicio, come si chiama? Cecilio, non mi ricordo più. Cecilio, no? Sì. Cecilio. Invece quelli che arrivano da lui, dove vanno poi? Allora, mi dice, metti sempre la volontà al primo posto. Vengono curati perché accettano le cure e una volta che stanno bene, tornano nella loro casa spirituale. Di lì decidono se tornare a lavorare, se reincarnarsi, che genere di vita condurre lì. Anche lì si lavora, ma non per comprare la casa per i soldi, ma per acquistare crediti. I crediti giovano all'anima, mi dice. Vengono adoperati in tantissimi settori, mi dice. Però a scelta sempre dell'anima, dello spirito. Lui come ha fatto a calcolare queste percentuali di divisione nel trapasso? Mi dice che per loro è abbastanza semplice, come se ce l'avessero insito. Insita questa capacità. Va bene, ok, c'è qualcosa che vuoi dire prima di chiudere? Qualcosa di sua spontaneamente? No, mi fa il cenno dell'inchino del capo come per saluto. C'è qualcosa che Imox vuole dirci prima che noi chiudiamo? No, però è molto distinto anche lui, eh? Composto, come dire. Saluta. Come saluta? Qual è il suo modo di salutare? Tutti e due con il capo, anzi, vedo anche l'umanoide adesso.
Tutte e tre con lo stesso movimento, chinano il capo. Va bene. Loro ti conoscono, nel senso che con tutti questi viaggi necrosi che ti sei fatta, ti conoscono? Sì. Sì? Ti conoscono per i viaggi necrosi? Non solo, mi dice. Sto parlando con Imox, Imox sa che ogni volta che entri in ipnosi lo sì. sente, è come ti osserva o non gli interessa. Gli interessa, come Va bene, niente, chiudiamo tutti i canali, torniamo. Bene, adesso torniamo indietro. Io conto da 1 a 5. Tu chiudi tutti i canali, rientri nel tuo corpo, nella tua mente, al tempo presente da dove sto parlando. Calo, sono uscita dal mio corpo. Bello, rimanici. Non ci sono. Bene. Da dove, da quale punto lo guardi il tuo corpo sul letto? Sono in alto e mi vedo sul letto. Godi di questa situazione. Per caso vedi il tuo corpo astrale collegato col tuo corpo fisico in qualche maniera? Bene. No. Come ti senti lì? Bene. Raccontaci, non so, raccontaci qualcosa, cosa vedi, cosa senti, cosa fai, cosa. Boh, racconti. Ho avverto una sensazione di calore, mi sento libera, leggera, leggerissima, volo. Potresti venire per esempio qui da me nella mia stanza? Potresti allontanarti tanto fisicamente? Sto girando per la mia casa. No, 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 no. Da me non potresti arrivare? Mi fa un po' impressione, penso di sì. Intanto fatti il giro per casa tua e dimmi cosa vedi. Mie Che fanno? gattine. Sono sul divano, al loro E posto. loro non ti vedono, non ti sentono. Sì, infatti mi si sta avvicinando Mira. Mira è la più grande. Cosa sta facendo il più grande? Mi lecca. Cioè, in questo momento sta leccando l'aria? Sì. Sente, mi sente. L'altra gatta? Mi guarda, è un po' più stranita lei. Ma ti hanno riconosciuto? Sì, come no. Un'altra scappa quando non ti riconosce. Sto tornando però, sento qualcosa che mi ritira dietro. Non puoi farci niente per contrastarla. No. Cos'è che ti sta tirando indietro esattamente? Adesso sono qui, eh? Sei già rientrata? Eh sì, che strano. Ho sentito Giuliana e mia zia di là che parlavano, forse distrazione, non lo so. Sei rientrata, adesso come ti senti nel corpo? Male. Nel male come ti senti? Stai bene? Va bene, Sì. pronta per Stavo entrare? meglio prima, sì. Adesso sì, chiudi tutti i canali, ponti e pensiamo al rientro. Adesso io conto da 1 a 5 e tu lentamente rientri nel tuo corpo, nella tua mente, al tempo presente, da dove sto parlando, e senti che il tuo corpo si alleggerisce mentre ti reincorpori. 1. Senti il tuo corpo alleggerirsi sempre di più e cominci a sentirlo alleggerirsi dai piedi, che adesso non sono più sprofondati, ma che insomma sono lì.
liberi di fluttuare. 2. Anche le gambe si stanno alleggerendo tutte completamente fino al bacino e adesso stanno levitando insieme i piedi. E ti senti bene, leggera, tranquilla. 3. Anche la schiena si alleggerisce, l'addome, il petto. Adesso il tuo busto fluttua nella stanza insieme alle gambe ed è meraviglioso. Ti senti bene, leggera, tranquilla, serena. 4. Anche le braccia si alleggeriscono tutte completamente fino alle mani. Poi si alleggerisce anche il collo, la testa, il volto. Adesso tutto il tuo corpo è leggero, lo senti fluttuare nella stanza e senti questa meravigliosa sensazione di benessere che pervade tutto il tuo corpo, ogni singola cellula del tuo corpo e ti senti leggera, tranquilla, serena. Piena di gioia, di voglia di fare, voglia di vivere. 5. Apri gli occhi. Ci sono. Ti senti fisicamente? Bene. Stato bene? Molto bene. Molto positivo. D'accordo. È la prima volta che facevi Però, viaggio astrale? sì, Non l'avevi mai fatto? ma assolutamente no. Come ho fatto? Beh, ma poi tra l'altro l'ipnosi dopo ipnosi stai prendendo una velocità e l'ipnosi al numero 9. Sì che ieri sera abbiamo fatto un'ipnosi, quindi già comunque eri ancora aperta. Ma credo che forse mi ha stimolata, non lo so se può, questa è la mia sensazione. Il figlio di Fabiola, non lo so, Sì, subito sono entrata con lui in e anche contatto, l'altra subito. parte fa tanto, è chiaro. Sì, sei molto vicino. Subito proprio. Va bene. Fabiola, dici qualcosa. Sono soddisfatta di com'è andata, senz'altro. Ho visto infatti Barbara molto presente proprio a... Ma poi oggi, tra l'altro, riceveva le informazioni con una velocità incredibile. Facevo fatica io a starle dietro. Ci dirai un po' come vanno le cose. Sì, senz'altro. Quindi pubblichiamo il video su internet. Sì. Barbara, pure per te, va bene? Tranquillamente. D'accordo, quindi prima di chiudere la registrazione, se vuoi dire qualcosa a Viola. No, no, ho detto, mi è piaciuta molto, sono molto soddisfatta, vi faccio sapere appunto se ci sono dei miglioramenti e come. Barbara, vuoi dire qualcosa prima di chiudere, vista la tua esperienza Sì, straordinaria? volevo dire una cosa a Fabiola in particolare. Quando ho detto che lo spirito toccava il figlio, non lo toccava in maniera invasiva. Ci tenevo a dire questo. Meno male. Ok, penso che Sì, per lo una faceva per mamma spaventarlo. è importante. Sì, Lo faceva solo per spaventarlo. sì. Quindi, no, io sono contentissima veramente di com'è andata. Bene. Speriamo No, bene. ma quando è così, quando l'informazione è fluida, è veloce, è chiara, le sessioni si fanno che è una meraviglia. Abbiamo avuto più tempo di investigare che di lavorare, in effetti. È poco tempo, Sì. è relativamente poco tempo. Chiaramente non sono tutte così. Bisogna stare con i tempi della persona, con la scarsità della qualità dell'informazione, quindi anche soltanto un processo potrebbe prendere 2 ore, anche un solo processo. Questo è molto, dipende molto, è molto relativo tutto. Probabilmente anche mio figlio, non so, magari voleva risolvere questa faccenda, quindi ha collaborato tanto, non lo so. Sì, sicuramente, Sicuramente sì. sicuramente, questo sì. Anche perché lei fa solo da intermediaria, quindi realmente chi deve volere è la terza parte, realmente dipende quasi tutto dalla terza parte. Va bene, io chiudo la registrazione, grazie. Ciao. Ciao. Ciao e grazie.